Buongiorno, professor Moro. Buongiorno a voi. Volevamo sapere da lei qualcosa su Babbo Natale. Ah, Babbo Natale non esiste. È una invenzione della Coca-Cola. Eppure fatta con i piedi. Mi sa che mentre pensavano a come inventare Babbo Natale, avevano la testa piena di anidride carbonica. Più della Coca-Cola stessa. Ecco, faccia capire anche a noi comuni mortali perché è impossibile che Babbo Natale esista. Cioè, per quanto ne so io, tutte le leggende hanno un filo di verità. Innanzitutto, nessuna specie conosciuta di renne può volare. Tuttavia, ci sono 300.000 specie di organismi viventi ancora da classificare, anche se la maggior parte di questi sono insetti o germi, il che non esclude completamente la possibilità che esistano renne volanti. Quindi, questa possiamo anche dargliela buona alla Coca-Cola. Ok, e poi? Ci sono 2 miliardi di ragazzi, ossia persone al di sotto di 18 anni nel mondo. Tuttavia, dato che sembra che Babbo Natale non visiti ragazzi musulmani, indù, ebrei, buddisti, eccetera, questo riduce il lavoro a circa il 15% del totale, cioè 378 milioni, secondo l'Ufficio per le Popolazioni. Ad una media censita di 3,5 per popolazione, tutto ciò comporta approssimando un totale di 92 milioni di case. Si presume che ci sia almeno un bravo ragazzo in ogni caso. Beh, non mi sembra che 92 milioni di case siano proprio così tante. Crede così. Ma lei non considera il poco tempo a disposizione e le molte cose da fare. Grazie ai fusi orari e alla rotazione della Terra, Babbo Natale ha 31 ore a disposizione per il suo lavoro, assumendo, come sembra logico, che viaggi da est verso ovest. Questo comporta 822,6 visite al giorno. Per secondo intende? Per secondo. Al giorno, scherziamo. In ogni secondo 800 visite. Ciò significa che per ogni casa Babbo Natale ha un millesimo di secondo per parcheggiare, saltare fuori dalla slitta, scendere per il camino, riempire le calze, mettere i regali sotto l'albero, mangiare, bere qualsiasi cosa sia stata lasciata, risalire il camino, balzare sulla slitta e dirigersi verso la casa successiva. Considerando poi che tutte queste case lasciano qualcosa da mangiare, bene, e Babbo Natale dovrebbe essere dotato di un appetito paragonabile a quello di un buco nero, e capace di reggere una quantità infinita di alcol, perché in caso contrario sarebbe morto di indigestione dopo un paio di fermate, o comunque sarebbe ubriaco fradicio. Ah? Comincio a capire. Supponendo, per semplicità di calcolo, che ciascuna di queste 92 milioni di fermate sia distribuita omogeneamente sulla Terra, stiamo parlando di uno spazio medio tra due fermate di circa 1154 km. Questo comporta, come dimostrano i miei calcoli, un viaggio complessivamente di 112 milioni di chilometri. Senza contare le fermate per fare quello che la maggior parte di noi fa almeno una volta ogni 31 ore, più il cibo, le renne, eccetera. A meno che ovviamente Babbo Natale non giri sempre con il catetere e dia le renne parte dei cibi che la gente lascia per lui. Questo implica che la slitta di Babbo Natale si deve muovere a 962 km al secondo. Lo dimostra chiaramente questo grafico. Osservate la derivata come ascende. Cioè 3.000 volte la velocità del suono per chi non è pronto ad affrontare numeri talmente grandi. A titolo indicativo, il più veloce veicolo costruito dall'uomo, la sonda spaziale Ulisse, viaggia alla misera velocità di 40,5 km al secondo. Niente in confronto. Una renna normale può raggiungere al massimo 22 km all'ora. Beh, ma magari le renne volanti possono andare molto veloci. Acuta osservazione. Assumiamolo pure. Ma assunto che ogni ragazzo non ottenga nulla più che un Lego medio, 900 grammi circa, la slitta dovrà trasportare 321.300 tonnellate, senza contare Babbo Natale stesso, che è sempre descritto sovrappeso.
forse perché mangia il McDonald's. Sul terreno, una renna convenzionale può trainare 136 kg. Anche accettando l'ipotesi che queste renne speciali possano trainare un peso 10 volte superiore a quello di una renna normale, non ci basteranno 8 renne, e neppure 9. Scusate. Torniamo ai miei calcoli sulle renne. Dove è segnato? Avremo bisogno di 214.200 renne. Questo incrementa il peso lordo a 3.530 tonnellate, senza contare la slitta. A titolo di comparazione, questo è 4 volte il peso della Queen Elizabeth. Beh, su questo ho ragione. Ah, sì che ho ragione. Non sono mica calcoli improvvisati questi, come si può notare dai fogli ricchi di formule che dimostrano la serietà di questo lavoro. Comunque non è finita per il nostro povero Babbo Natale. Le oltre 353.000 tonnellate che viaggiano a 962 km al secondo creano un enorme attrito con l'atmosfera, e questo provocherà il riscaldamento delle renne nella stessa misura di un'astronave al rientro nell'atmosfera. La prima coppia di renne assorbirà 14,3 quintilioni di joule. Non sapete neppure quanto è grande questo numero. Li assorbiranno ogni secondo, per ciascuna renne. In breve si volatilizzeranno praticamente all'istante, esponendo le renne alle loro spalle e allo stesso tragico destino, e creando un assordante vent supersonico nella loro scia. L'intero gruppo di renne verrà vaporizzato in 4,26 millesimi di secondo. Povere bestie. Babbo Natale contemporaneamente sarà soggetto a forze centrifughe pari a 17.500,06 volte quella di gravità. Un Babbo Natale di 113 kg, che sarebbe magro rispetto a come lo disegnano sempre, sarebbe inchiodato al fondo della slitta da una forza di 1.957 milioni di kg. Ok, adesso mi sono perso. Se ne conclude che Babbo Natale, se ha mai tentato di consegnare i regali alla vigilia di Natale, adesso è morto. E non ma per forza un taglio simmetrico. E per forza un taglio simmetrico. Che merda. E lo so. 14,3 quintilioni di joule energia. Al secondo. E per ciascuna renna. Non riesci neanche a mettere di scavo. Che palle. No, allora.